del glossario dell'edilizia libera. Con noi in questo webinar ci sarà, dopo il mio piccolo intervento, la dottoressa Silvia Paporo, l'architetto Fabrizio Pistolesi e l'architetto Dora Lanzetta. Successivamente ci sarà tutto il tempo dalle 10.30 in poi per l'approfondimento con le domande e le risposte. Interverrà prima di tutto l'architetto Lorenzo Paoli e poi successivamente il dottor Giovanni Sant'Angelo, coadiuvato dal geometra Daniele Ugolini. Allora, questo webinar fa parte del ciclo di webinar dedicati all'attuazione della riforma in materia di semplificazione amministrativa. Ricordo, questo ciclo è iniziato lo scorso 15 maggio. Questo è il programma. Vi ricordo una parte molto importante, la chat, nella quale voi dovete scrivere tutte le vostre domande su questo argomento e poi io le passerò ai nostri relatori. Un'ultima indicazione, ricordo che tutto il materiale e la registrazione saranno disponibili alla solita pagina di Eventi PA nella quale ci siamo iscritti, che ora sto scrivendo in chat. Per qualsiasi cosa io rimango qui in chat con voi per supportarvi. A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento, un buon lavoro in questa mattinata insieme. Passo subito la parola alla dottoressa Silvia Paporo, che è qui con noi. Buon webinar a tutti. Buongiorno a tutti. Saluto tutti i partecipanti. E diciamo i colleghi dell'ANCI, delle regioni, dell'Ordine degli Architetti che terranno insieme a noi questo webinar. Il mio è solo un saluto. Vorrei prima di dare la parola ai colleghi dire perché nasce, come nasce il glossario e perché è importante. Dalle attività di ascolto con le associazioni imprenditoriali, i cittadini, le imprese, le consultazioni, veniva segnalato come uno dei problemi più gravi quello di orientarsi in un labirinto di regole, quello delle procedure diverse tra un comune e l'altro. Mi ricordo che una delle cose che venivano chieste era un glossario comune e io devo dire la verità, all'inizio non riuscivo a capire perché un glossario comune, c'erano le norme. Andando a approfondire ho poi capito che le cose si chiamavano in modo diverso tra un comune e l'altro, gli stessi titoli edilizi si chiamavano diversamente tra un comune e l'altro, è una situazione che adesso abbiamo in larga parte superato e che molto spesso si era incerti sulla concreta applicazione, che cos'è libero, che cosa ne sia, quali opere concrete. E quindi, proprio partendo da questa grande domanda, abbiamo lavorato insieme regioni, ANCI, ordini professionali, associazione degli imprenditori, per costruire questo elenco, che è un elenco non esaustivo, che ha l'obiettivo di dare certezza e uniformità. Io credo che sia una piccola cosa destinata però ad avere un grande impatto nel rendere più semplici, più sicure le procedure dal punto di vista dei cittadini e dei tecnici, ma anche delle stesse amministrazioni comunali, perché i colleghi che sono nei comuni avranno più certezza, più chiarezza su come applicare le norme. Certo, si potrebbe dire sarebbe bello avere delle norme
talmente semplici e talmente chiari da non aver bisogno del glossario, e su questo siamo sicuramente d'accordo, ma intanto usiamo il glossario è uno strumento importante. L'attività per il glossario, per la prosecuzione del glossario agli altri titoli abilitativi edilizi è importante e diciamo, il lavoro proseguirà. Credo che sia molto importante avere iniziative come questa. Questo è il primo di una serie di webinar, potremmo farne altri per seguire le attività, per rispondere alle domande. Naturalmente, anche nell'approfondimento delle problematiche, la parola la diamo, e così ho organizzato questo incontro, ai colleghi dell'ANCI e ai colleghi delle regioni. Vi ringrazio, vedremo le domande e vedremo anche, segnalateci anche quali esigenze ulteriori pensate che ci possano essere di approfondimento anche per ulteriori webinar. Io do subito la parola all'architetto Pistolesi, l'Ordine degli Architetti ha lavorato con noi alla stesura alla del glossario, quindi gli chiederei un po' di approfondire anche il tema di perché è importante. Io ho detto perché è importante in generale, e credo sul lato delle amministrazioni, perché maggiore certezza vuol dire trasparenza, vuol dire anche maggiore efficienza e serenità nel lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni. Io chiederei all'architetto Pistolesi di affrontare, diciamo, l'importanza di questo strumento dal punto di vista, dei tecnici. Buongiorno a tutti, in questa sede rappresento anche la rete delle professioni tecniche e quindi diciamo da qualche anno ormai abbiamo cominciato con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Ministero della Semplificazione, con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un lavoro congiunto che possa portare a una diciamo particolare certezza nei confronti dei professionisti che operano nel settore dell'edilizia. Perché dico questo? Perché certezza? Perché da qualche anno ormai si è avviato un processo di sussidiarietà da parte dei professionisti e degli ordini professionali nei riguardi della pubblica amministrazione. Molte delle pratiche che prima venivano istruite direttamente dalla pubblica amministrazione oggi si reggono su autocertificazioni, su asseverazioni dei professionisti e molte volte i professionisti asseverano un clima non di certezza ma di incertezza, incertezza riguardo alla regolarità urbanistica degli immobili su cui vanno ad operare perché tante volte non sono a disposizione i documenti presso le pubbliche amministrazioni da cui sviscerare appunto il titolo edilizio legittimante l'immobile o il progetto dell'immobile, ma in qualche caso anche una grande incertezza se il titolo edilizio afferente a un determinato intervento edilizio sia la CILA invece che la SCIA invece del permesso di costruire. Nel processo di semplificazione che c'è stato dal 2001, anno in cui è stato promulgato il DPR 380, ovvero sia il testo unico per l'edilizia, a oggi si è concretizzato un processo di semplificazione, che metterei tra virgolette la parola semplificazione, perché siamo passati grosso modo da un clima dove c'era un titolo edilizio provvedimentale, un titolo edilizio non provvedimentale che era la DIA e poi
c'era l'edilizia libera. La DIA era residuale rispetto a quello che era l'edilizia libera e il permesso di costruire. Diciamo che il sistema in quel momento funzionava. Dopodiché si è sentito l'esigenza di semplificare. E questo processo di semplificazione, non entrando adesso nei termini delle singole norme, hanno creato sempre più labile i confini tra un intervento edilizio e l'altro intervento edilizio. Oggi non è facile sapere che cos'è che va in manutenzione ordinaria invece che in manutenzione straordinaria. Il confine tra la manutenzione ordinaria e la ristrutturazione edilizia o il restauro è diventato molto labile e quindi nei tecnici c'è molta incertezza. Chi come me lavora quotidianamente nelle strutture tecniche dei consigli nazionali, dei professionisti o degli ordini provinciali sa benissimo che una forte domanda dai nostri iscritti è quella di avere certezza nel processo di accelerazione che loro vanno a compiere. Diciamo che il glossario per l'edilizia va esattamente in questa direzione. Noi professionisti l'abbiamo richiesto fortemente perché, come diceva la dottoressa Paparo, purtroppo molti regolamenti edilizi hanno diversità di trattamento su opere che in un comune sono in edilizia libera, in altri comuni addirittura vanno in permesso di costruire. È chiaro che noi dobbiamo compiere uno sforzo perché io penso che ormai il processo che abbiamo avviato di sussidiarietà sia un processo irreversibile. Sempre più i professionisti assevereranno il loro progetto, il loro operare e l'amministrazione chiaramente sarà chiamata ad un compito di controllo sull'operazione del professionista. È evidente che abbiamo bisogno di un pacchetto di regole certe in cui sia il professionista sia l'amministrazione possa lavorare in una certezza del diritto. Il glossario va esattamente in questa direzione. Il glossario sull'edilizia libera è un primo passo perché poi ci saranno i glossari che afferiranno agli altri titoli edilizi. Io ritengo che il lavoro che si è fatto è un lavoro molto positivo. Chiaramente il glossario, come ha detto la dottoressa Paparo, non vuole essere esaustivo, bensì esemplificativo. Non possiamo pensare di mettere in un glossario ogni tipo di intervento edilizio, ma gli interventi edilizi che sono stati elencati sono rappresentativi di altri interventi edilizi a loro assimilabili. Grazie. Allora, perfetto, a questo punto invito l'architetto Lanzetta, ecco che vediamo qui, carico la presentazione. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono l'architetto Dora Lanzetta e lavoro per la Delivery Unit Nazionale. Ho collaborato alla predisposizione del glossario Edilizia Libera. Ecco la presentazione. Il mio intervento, a parte dare alcuni riferimenti normativi all'attività e quindi contestualizzata nell'ambito dell'articolo 1,2 del cosiddetto SCIA 2, quindi del decreto della Madia, che prevede proprio la predisposizione e l'adozione di un glossario unico con l'elenco delle principali opere edilizie, emanato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 2 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 81 del 7 aprile 2018, il mio intervento, dicevo, vuole mettere in evidenza lo scopo,
che già è stato ben illustrato precedentemente dalla dottoressa Papa e dall'architetto Pistoletti, il percorso che ha portato alla predisposizione del glossario, la norma alla base, diciamo, della nostra tabella e la struttura della tabella stessa. Qual è lo scopo? L'hanno detto già i precedenti relatori, fornire in primis ai cittadini. E diciamo che appunto il focus, diciamo l'attenzione è stata data prevalentemente ai cittadini, ma anche ai professionisti, come ben ha testimoniato l'architetto Pistoletti e agli enti locali, un elenco di opere che non necessitano di titoli abilitativi, cioè che possono essere realizzati liberamente. Obiettivo del glossario è anche chiarire i dubbi interpretativi, lo si diceva prima, in quello che è un settore economicamente trainante per il nostro paese, che è l'edilizia. L'abbiamo visto negli ultimi anni anche grazie a numerose misurazioni oneri amministrativi, MOA, che sono state diciamo avviate dal Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione. L'edilizia è un settore trainante. Il glossario, anche come diceva l'architetto Pistoletti prima, dando chiarezza anche su distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, crea effetti rilevanti anche ai fini delle agevolazioni fiscali che sono collegate a questa definizione. Ultimo, ma non in ordine di importanza, l'adozione di un linguaggio comune e uniforme a livello nazionale. Ovviamente per poter semplificare, uniformare procedure, modi di comportamento, bisogna iniziare a parlare lo stesso linguaggio. 8.000 comuni in Italia non sempre lo fanno. Qual è stato il percorso che ha portato all'adozione del glossario dell'edilizia libera? L'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico ad hoc, costituito appositamente, che è stato coordinato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in stretta collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione. Come diceva l'architetto Pistoletti, soprattutto la dottoressa Paparo prima, ovviamente questo lavoro non poteva essere compiuto se non grazie alla partecipazione attiva di tutti i soggetti portatori di interesse sul tema, e quindi la rete delle professioni, rappresentata dall'architetto Pistoletti, molte regioni, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, e anche l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, l'ANCE. Ognuno di questi soggetti ha portato in questo lavoro una ruota dell'ingranaggio. La difficoltà è stata quella di farle girare in modo sincrono, in modo armonico. E alla fine crediamo di esserci riusciti. Ora, la norma di riferimento è, lo sappiamo tutti, l'articolo 6 del testo unico edilizia. Questa slide è molto ricca, molto affastellata, ma testimonia proprio del fatto che gli interventi da eseguire senza alcun titolo abilitativo sono ben esplicitati nella norma vigente. Vediamo dal comma A al comma E quinque tutto l'elenco di interventi che sono stati ripresi nella tabella del glossario edilizia esplicitandoli. Da sottolineare il fatto che la libertà nella realizzazione di questi interventi comunque non può prescindere anche dal rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e anche di tutte le normative di settore che hanno incidenza sulla disciplina edilizia, sull'attività edilizia. L'articolo 6 ne contempla alcune, ovviamente le più importanti, ma vanno rispettate proprio tutte. Come è strutturato il nostro glossario? Il cuore del glossario è sicuramente l'elenco delle principali opere, come hanno detto i relatori precedenti, elenco non esaustivo. Le opere sono individuate come tipologia di intervento e quindi riparazione, sostituzione e rinnovamento riferiti al singolo elemento. Quindi va letto in questo modo: il cittadino cosa può realizzare? Può riparare, sostituire o rinnovare un pavimento interno o esterno, o un rivestimento interno o esterno, un serramento, un infisso interno e esterno e così via. E abbiamo numerato gli
interventi per comodità di lettura e li abbiamo ovviamente contestualizzati alla disciplina normativa di riferimento che vedete nelle prime tre colonne, perché ovviamente non si può prescindere da questo, quindi vedete nelle prime tre colonne indicate, nella terza la categoria tipologia di intervento e nella prima e nella seconda i riferimenti al numero anche dell'attività della tabella A allegata al decreto legislativo 222 e il regime giuridico corrispondente indicato nel testo unico edilizia oppure anche in altri riferimenti normativi, alcuni pochi, pensando alla parte degli impianti, dei pannelli solari e quant'altro. Perché il glossario edilizia libera per noi è uno strumento di semplificazione? Perché e soprattutto per chi? Abbiamo visto l'importanza per i professionisti, sicuramente il destinatario principale sono i cittadini che finalmente potranno realizzare degli interventi liberamente senza doversi avvalere necessariamente della consulenza o di professionisti che così possono dedicarsi, diciamo, al loro compito di predisporre comunicazioni, segnalazioni, permessi per i cittadini. E senza la necessità di dover contattare continuamente le pubbliche amministrazioni. In questo modo quindi gli enti locali si alleggeriscono di queste richieste di chiarimento, si alleggeriscono delle richieste di tanti titoli abilitativi anche in più rispetto a quelli che sono tenuti a istruire effettivamente. Possono concentrarsi sui controlli, mi dispiace si sente poco e ho problemi di microfono, sto leggendo dai commenti, mi spiace molto, faccio il possibile, e gli enti locali si alleggeriscono anche di quesiti interpretativi sui regimi da applicare, che spesso sono oggetto di sentenza della Corte Costituzionale con una conseguente riduzione di contestazioni o interpretazioni restrittive. Per cui l'intervento, diciamo, del glossario ha tentato, partendo proprio dall'edilizia libera, dal focus sui cittadini, di grovigliare un minimo la matassa che è molto molto intricata dell'edilizia, cercando di renderla il più lineare e più trasparente e semplice possibile. Mi spiace tantissimo per l'audio e spero che qualcosa si sia sentito. Un saluto a tutti. Grazie architetto Lanzetti, grazie mille. A questo punto chiedo all'architetto Paoli di avviare la propria webcam e attivare il microfono. E già in chat sono arrivate le prime domande, chiedo a tutti di poter appunto di continuare a farmi le domande in modo tale che posso girarle al relatore. Grazie mille. Posso iniziare? Sì. Buongiorno a tutti. Penso che si senta, mi auguro che si senta bene. Dora Lanzetta ha già dato delle indicazioni importanti sulla struttura del decreto e del glossario. Puntualizzo soltanto alcune cose, le ripeto per fornire ai partecipanti alcune chiavi interpretative che sono probabilmente più importanti poi dell'analisi della singola casistica, che può essere poi mutevole, non sempre si riesce a incasellarla esattamente nelle voci, ma comunque l'importante è cercare di capire qual è la ratio complessiva del glossario e quindi avere una guida per decodificarlo. Allora, si tratta, come già stato detto, della prima attuazione di una delega attribuita al Ministero della Semplificazione per procedere ad una più completa definizione di un glossario complessivo degli interventi edilizi da incasellare poi nelle vari regimi amministrativi, il permesso di costruire, la SCIA, la CILA e l'attività totalmente libera. In una prima attuazione il glossario si è occupato pertanto della edilizia totalmente libera. Quando si dice totalmente libera si intende, come è già stato indicato, attività
che è, diciamo, sottratta a qualsiasi adempimento amministrativo nei confronti dell'amministrazione comunale, cioè non c'è da presentare alcuna comunicazione. Quindi non stiamo parlando di CIL, di comunicazione di inizio attività, ma né di CILA, ma attività che si realizza senza alcun adempimento amministrativo. Questa libertà, peraltro, non sottrae questa edilizia, questa attività edilizia, al rispetto di tutta una serie di norme che sono perfettamente elencate nell'incipit del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico, ossia il rispetto di tutte le norme di settore che presiedono comunque alle trasformazioni edilizie. Viene subito da pensare, per esempio, alle norme che tutelano il paesaggio. Fra le domande che ho visto in chat, per esempio, si domanda: ma alcune attività totalmente libere sono anche sottratte all'obbligo di autorizzazione paesaggistica? Ebbene, non è detto per niente, sono due mondi che a volte, come dire, che spesso si intersecano tra di loro, ma sono totalmente separati, ossia la tutela del paesaggio attiene ad una materia costituzionale separata dal governo del territorio. Quindi non c'è da stupirsi che alcune attività totalmente libere sotto il profilo edilizio siano invece soggette all'autorizzazione paesaggistica. Quindi non c'è da stupirsi se ci sono dei disassamenti, così, delle discrasie apparenti fra le elencazioni, per esempio, del DPR 31 sull'autorizzazione paesaggistica semplificata e il glossario dell'edilizia, che invece sta parlando degli interventi dell'articolo 6 del 380. Alcuni interventi totalmente liberi da un punto di vista edilizio possono benissimo avere rilevanza paesaggistica, quindi questo per rispondere ad alcune domande. Allora, si è detto, si tratta di un elenco non esaustivo di principali opere quindi azioni che si mettono in campo per realizzare l'intervento edilizio e di principali elementi che sono oggetto di queste azioni. Da questo incrocio è nata una tabella che serve sostanzialmente poi a definire una elencazione esemplificativa. Cosa significa? Significa che ovviamente l'interprete talvolta potrà trovare esattamente il suo intervento perfettamente fotografato nel glossario, in altre volte dovrà fare uno sforzo di assimilazione, di ricondurre il suo intervento a una delle voci esemplificate e ravvisarci quindi una similitudine sufficientemente convincente per poter ricondurre anche quell'intervento, magari non perfettamente elencato nel glossario, tra gli interventi totalmente liberi. Quindi non è detto che questo glossario contenga tutte le possibili casistiche. Ovviamente si tratta di ricondurre le ulteriori casistiche non descritte a queste che sono quelle principali e sono esemplificate. Allora, si tratta quindi di un decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che deve intendersi ovviamente una interpretazione di fonte statale, quindi di massima autorevolezza, di contenuti provvedimentali che stanno nel DPR 380, ossia questo decreto ministeriale è un decreto interpretativo della disciplina del 380, non la modifica, la interpreta nella maniera ritenuta dallo Stato corretta e quindi deve essere letto in senso, come dire, di coerenza rispetto al DPR, non di contrasto. E questo è un primo aspetto. Quindi le voci che trovate nel glossario vengono evidentemente dal DPR 380, vengono dalla tabella A del decreto legislativo 222 e sono state decodificate e interpretate in modo da fornire, come dire, l'inquadramento più corretto secondo la fonte statale. Quindi le eventuali o apparenti contraddizioni devono essere risolte in senso di coerenza e non di prevalenza di una norma sull'altra. Altra questione che suggerirei per gli interpreti, ricordiamoci che siamo dentro un processo di progressiva semplificazione procedimentale, almeno le intenzioni del legislatore statale,
e di progressiva liberalizzazione di una serie di interventi edilizi ritenuti minori. Quindi l'interpretazione e anche la guida, diciamo, proprio redazionale del glossario è stata orientata in questo senso, cioè nelle incertezze interpretative è stata presa una linea di tendenziale liberalizzazione e non una linea restrittiva. Ecco perché talvolta troverete nel glossario, inquadrate in manutenzione ordinaria, alcune fattispecie che magari qualcuno di voi ha pensato da tempo di ricondurre invece alla manutenzione straordinaria. Evidentemente erano delle casistiche dubbie che sono state risolte, ovviamente in coerenza con la definizione della categoria di intervento statale, all'interno delle voci del glossario. Questo mi sembrava importante dirlo, quindi siamo in un elenco non esaustivo, che va considerato quindi esemplificativo, va utilizzato con approccio di coerenza con la disciplina sovraordinata del DPR 380 e del decreto legislativo 222 e nell'incertezza si consiglia di optare per soluzioni tendenzialmente verso la liberalizzazione degli interventi minori e non verso interpretazioni di tipo restrittivo. Altro elemento che può essere di utile interpretazione, cioè può fornire delle indicazioni utili per gli interpreti, è il fatto che si sia cercato di decodificare proprio la definizione delle categorie di intervento, in particolare della manutenzione ordinaria, differenziandola dalla manutenzione straordinaria, proprio a partire da alcune parole chiave. Per esempio, nella manutenzione ordinaria si parla di finiture degli edifici, no? Sapete bene qual è la definizione, sono interventi edilizi, dice la norma, che riguardano le opere necessarie per intervenire sulle finiture degli edifici e per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Questa è la definizione. Pertanto si è lavorato sul concetto di finiture degli edifici, ecco perché nella colonna dedicata alle principali elementi trovate una serie di elementi. Questi elementi sono in parte finiture degli edifici, in parte impianti tecnologici. A questo punto, fatta questa operazione, quindi collocate nella colonna di destra in parte delle finiture, in parte degli impianti tecnologici, che dico subito comprendono anche gli impianti igienico-sanitari, si è ragionato su che cosa significasse per ciascuno di essi integrare e o mantenere in efficienza. Questo è il limite della manutenzione ordinaria, che la distingue dalla manutenzione straordinaria, perché la manutenzione straordinaria apporta, seppur moderate, modifiche, così dice la definizione, modifiche sempre di tipo edilizio necessarie per integrare anche in questo caso o realizzare addirittura servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici. Quindi dove stava la differenza sostanziale? La differenza sostanziale stava nel concetto di integrazione, perché il concetto di integrazione dell'impianto tecnologico sta, secondo la definizione del testo unico, sia nella manutenzione ordinaria sia nella manutenzione straordinaria. E quindi abbiamo cercato di definire il discrimine, sempre a favore di una certa liberalizzazione, il discrimine. In alcuni casi l'integrazione, diciamo basilarmente l'integrazione sostanziale dell'impianto e del servizio igienico-sanitario, l'integrazione sostanziale che assimilabile a una nuova realizzazione è stata collocata quindi nella manutenzione straordinaria, mentre un'integrazione e un efficientamento di un impianto esistente, comprensivo, ripeto, anche di quelli igienico-sanitari, è stata quindi senz'altro messa nella manutenzione ordinaria. Questi sono un po' i criteri basilari che hanno condotto evidentemente la redazione del glossario. In alcuni casi quindi vedrete che ci sono delle indicazioni, per esempio nella colonna delle azioni, delle principali opere, la colonna in cui trovate scritto installazione, riparazione,
sostituzione, rinnovamento, a volte trovate soltanto le parole riparazione, sostituzione e rinnovamento, in altri casi trovate anche la parola installazione, d'accordo? Quando si riferisce a, per esempio, a degli impianti. L'installazione, per qualcuno potrà dire, ma insomma non convince, perché l'installazione, cioè la realizzazione ex novo, sembrerebbe basilarmente riconducibile alla manutenzione straordinaria. In realtà noi abbiamo fatto, discutendo nel gruppo di lavoro, io non mi sono presentato ma ho contribuito per conto dell'ANCI nazionale, abbiamo cercato sempre di lavorare nell'indicazione basilare, che è quella della liberalizzazione di interventi minori, e abbiamo ritenuto, per esempio, che gli impianti non determinanti per l'agibilità di un immobile, faccio l'esempio, un impianto di allarme, un impianto di illuminazione esterna della pertinenza o cosa del genere, non fossero così importanti da poter essere esclusi da una manutenzione ordinaria, cioè da una totale libertà di realizzazione. Ovviamente dobbiamo anche considerare che le comunicazioni come la CILA o i titoli asseverati come la SCIA hanno una finalità, cioè quella di portare a conoscenza dell'amministrazione comunale alcune attività finalizzate poi a esercitare un controllo circa la loro rispondenza ai regolamenti edilizio, agli strumenti urbanistici. Evidentemente su opere minori o su impianti minori credo che non ci fosse nessun interesse pubblico al controllo, non vedo dove si possa pensare che un regolamento edilizio possa proibire per esempio l'installazione di un impianto di allarme, ecco. Quindi su cose di questo genere abbiamo cercato di rendere il più possibile semplice la vita dei cittadini, perché l'assoggettare qualsiasi minimo intervento sugli immobili esistenti a comunque adempimenti amministrativi è un costo anche sociale che è stato ritenuto francamente superfluo e inutile. Questo è un po', diciamo, quello che ho cercato di raccontarvi finora, è un po' sono le linee guida di riferimento che hanno orientato il lavoro, il gruppo di lavoro. Rispetto a questo penso che si possano poi definire evidentemente le varie casistiche e quindi cercare di inquadrarle in questo senso. Il punto più difficile, da un punto di vista il più delicato, come ben potete immaginare, è il punto di discrimine fra la categoria della manutenzione ordinaria e la categoria della manutenzione straordinaria, perché per alcuni profili evidentemente passano sempre dei sottili distinguo. Una casistica molto frequentemente dibattuta è l'interposizione di guaine di coibentazione o di strati di coibentazione sotto le coperture quando magari si rinnova un manto di copertura, e anche qui appunto è stata presa una linea a favore di una certa liberalizzazione, nel senso che l'interposizione di uno strato coibente in questi casi è stato ricondotto a manutenzione ordinaria. Questo magari potrà contraddire magari alcuni regolamenti edilizi che invece avevano preso posizione in senso diverso. Ebbene, questi regolamenti edilizi vanno corretti o comunque disapplicati nel momento in cui una fonte statale viene a, come dire in modo molto chiaro che questo tipo di interventi sono assolutamente privi di qualsiasi adempimento amministrativo. Il che non vuol dire che non debbano rispettare magari alcune regolamentazioni locali, questo lo dice appunto il comma 1 dell'articolo 6 del testo unico, quindi il rispetto della disciplina edilizia in tutte le sue forme è prescritto anche per queste attività totalmente libere. Ora io vedo che ci sono un po' di domande, vedo se riesco a rispondere. Vado un po' in ordine, allora per esempio partendo dalla prima domanda, si parla di elementi di arredo da giardino, lì è stato scritto arredi di limitate dimensioni, no? E qui c'è sempre il problema, cosa significa limitate dimensioni, perché non si è messa una misura? Beh, non si è messa una misura perché qualsiasi misura che si inserisce
in un testo di questo genere è comunque sbagliata, nel senso che non esiste un punto di discrimine preciso da un punto di vista dimensionale, e poi sarebbe improbabile riuscire a riferirle a tutte le possibili tipologie di manufatti. Dobbiamo partire da un criterio, da un concetto, che l'attività totalmente libera non può, per sua natura, essere un'attività riconducibile alla nuova costruzione, cioè a interventi che apportano modificazioni permanenti del suolo inedificato, così dice la definizione della nuova costruzione. Cioè, il consiglio che va dato è: guardatevi sempre oltre l'articolo 6 del testo unico le definizioni dell'articolo 3, cioè quelle che sono le definizioni per nuova costruzione non possono essere messe in discussione dall'articolo 6, per cui l'articolo 6 è residuale rispetto ai manufatti secondari. Questi manufatti secondari ovviamente possono avere dimensioni varie, ma non possono in nessun caso determinare trasformazione permanente di suolo inedificato, diversamente sarebbero soggetti a permesso di costruire o a SCIA se riconducibili alla natura di pertinenze. Gli arredi da giardino in generale, appunto, se di piccole dimensioni, se facilmente reversibili, se funzionali semplicemente a un utilizzo decorativo o comunque contingente, il piccolo pergolato che sostiene soltanto dei rampicanti della vegetazione, il piccolo gazebo facilmente smontabile di piccole dimensioni e cose di questo genere, siamo in fattispecie, diciamo così, neanche, non edilizie, non propriamente edilizie. Magari possono avere rilevanza paesaggistica per altri motivi, come si diceva all'inizio. Quindi, a mio giudizio, è abbastanza, come dire, sconsigliabile appendersi a misure precise. Certo, queste misure possono essere dentro i regolamenti, comunali. Se ci sono dei regolamenti comunali che le impongono, direi che si possono ancora rispettare, anche se in effetti non è la fonte comunale che può definire il discrimine fra della rilevanza di un intervento edilizio di un altro, ma è soltanto la fonte statale che lo può fare. Quindi, diciamo, il regolamento edilizio del comune X è applicabile fino a che non contraddice la fonte statale di riferimento, ripeto, articolo 3, articolo 6 del DPR 380. Vediamo un po' se prendo altre domande. Vedo una domanda rispetto, per esempio, al DURC. Se l'intervento è totalmente libero, come la mettiamo con il DURC? Ma il DURC è un documento che attesta dei profili di natura soggettiva di un'impresa appaltatrice, che per sua natura ha ben poco a che fare con le categorie di intervento edilizio e con i titoli edilizi e dei regimi amministrativi. Nel senso che un'impresa appaltatrice ha il dovere di essere in regolarità contributiva, indipendentemente dal fatto se un intervento sia di manutenzione ordinaria o straordinaria. Rispetto ai controlli, direi che se non c'è l'incrocio con il titolo abilitativo edilizio, è comunque compito del soggetto che riceve o non riceve i contributi dell'impresa a dover esercitare il controllo sulla regolarità contributiva delle singole aziende, delle singole ditte edili. Poi, riguardo ai vincoli paesaggistici, credo di avere già risposto inizialmente. Vedo un'altra domanda, numero 4, di Roberto Silingardi, sempre sui dimensionamenti e i limiti dimensionali. Anche questo credo di avere risposto. C'è una domanda riguardo ai cappotti esterni sulla coibentazione. Allora, su questo credo che si possa difficilmente ricondurre la casistica alla manutenzione ordinaria, perché si tratta comunque di interventi che hanno una rilevanza sull'aspetto esteriore degli edifici e quindi sulla possibile anche modifica dei prospetti. Avrete notato che nella tabella A del 222, per esempio, addirittura la manutenzione straordinaria viene inserita fra le categorie che non possono apportare modifiche esterne ai prospetti, per cui credo che sia abbastanza improbabile poter ricondurre gli strati, diciamo, di
di efficientamento energetico esterni, cappotti termici, alla categoria della manutenzione ordinaria. Poi c'è una domanda che riguarda per esempio l'effetto combinato di più microinterventi, cioè tanti microinterventi manutentivi possono configurare nel loro complesso un intervento di manutenzione straordinaria, ma personalmente direi di no, nel senso che quello che la normativa normalmente proibisce è l'artificiosa scomposizione di un intervento di maggiori dimensioni. Per esempio, se io faccio un intervento di ristrutturazione edilizia, non posso scomporlo in più interventi di manutenzione straordinaria. Tuttavia, se io faccio una serie di manutenzioni ordinarie, tinteggiature dei locali, sostituzione di pavimenti e rivestimenti, sostituzione di apparecchi igienico-sanitari, non per questo vado a configurare un intervento di manutenzione straordinaria. Altra cosa se invece intervengo sulle partizioni interne, modificando qualcosa, cambiando le aperture o la disposizione interna di un appartamento o di un edificio industriale o di un ufficio. In questi casi sicuramente ci troviamo talora in manutenzione straordinaria, se non addirittura in ristrutturazione edilizia. Quindi si tratta di vedere il concreto apporto modificativo dell'intervento per poter ricondurre questo alla categoria superiore. Vediamo ancora. Vediamo se trovo anche delle domande su cui non ho risposto. Vedo spessissimo domande su arredi da giardino. Appunto, spesso cosa vuol dire limitate dimensioni, cosa vuol dire non stabilmente infissi al suolo? E vabbè, non stabilmente infissi al suolo vuol dire agevolmente rimovibili, quindi come dire senza opere di fondazione. Queste sono tutte derivazioni giurisprudenziali. La giurisprudenza annovera fra interventi di rilevanza edilizia quelli che in qualche modo vanno a determinare la realizzazione di un qualche cordolo o manufatto di fondazione, quindi tutti gli interventi semplicemente fissati con dei fissaggi facilmente rimovibili possono essere considerati arredi. Ovviamente non basta che sia facilmente rimovibile un manufatto per poterlo considerare privo di rilevanza edilizia, ci vuole una serie di fattori, appunto l'insuscettibilità di utilizzo autonomo, la leggerezza dei materiali, la facile reversibilità, le piccole dimensioni, cioè tutta una serie concorrente di fattori che può far sì di inserire interpretativamente in modo chiaro questo manufatto fra opere prive di rilevanza edilizia, arredi appunto, semplicemente manufatti. La tipica cuccia del cane, per capirsi, è esemplificativa del manufatto privo di rilevanza edilizia. Certamente se io vado a realizzare una tettoia di notevoli dimensioni dove magari metto anche il cane, con questo non sto facendo una cuccia, ma sto facendo un intervento edilizio. E quindi ovviamente non c'è poi un discrimine esattamente matematico che ci possa consentire di scrivere dove comincia esattamente l'edilizia e dove invece siamo nell'ambito dei manufatti che sono privi di rilevanza edilizia e quindi non appartengono alla disciplina del DPR 380. Vediamo se trovo altre voci. C'è Dunque, una domanda, per esempio, che leggo, nelle voci finali, il numero 16 di Andrea Cavecchia, nelle voci finali dedicate alle opere contingenti temporanee si fa riferimento ad attività assimilabili alle manifestazioni temporanee, quali le fiere e le sagre paesane, che non sono mai state considerate rilevanti a fini edilizi, mentre avevano un rilievo rispetto a normative in materia di spettacoli all'aperto. Dobbiamo ragionare anche in termini di adempimento edilizio, anche se solo in termini di comunicazione di opere temporanee? Ebbene, in realtà c'è una voce, come avrete notato, nell'articolo 6 del testo unico che parla appunto di
di una durata, cioè installazioni che hanno una durata non superiore ai 90 giorni, se non vado errato. Ossia, qualsiasi installazione destinata a rimanere per pochissimo tempo, ovviamente è sottratta a un regime edilizio. Però il problema per l'amministrazione è controllare la durata, semmai, di questa installazione. In questo senso non può essere che una comunicazione a dover poter certificare una data di installazione e quindi la scadenza del termine dei 90 giorni. Anche perché se una installazione per una sagra paesana viene poi mantenuta permanentemente, ecco che va molto probabilmente a determinare un intervento che va a modificare in modo permanente il suono edificato, ecco che quindi si passa in un attimo dall'attività totalmente libera a invece un'attività rilevante ai fini edilizi e addirittura soggetta a permesso di costruire, con le conseguenze evidentemente sanzionatorie che possono scattare in questi casi. Enrica Nardi domanda: possiamo far rientrare le pensiline e le tettoie fra gli elementi di arredo delle aree di pertinenza? Ma direi proprio di no. In generale, questi sono elementi edilizi, tuttavia. Una tettoia direi proprio di no, può essere al massimo un intervento pertinenziale, quindi da ricondurre probabilmente a scia e in alcuni casi addirittura permesso di costruire se di rilevanti dimensioni. Le pensiline dipende, o se si tratta di elementi molto molto leggeri che magari non offrono riparo dagli agenti atmosferici e sono di piccole dimensioni, potrebbero anche essere in alcuni casi limitati un'opera di arredo, ma ripeto, per individuare il discrimine bisogna lavorare su una pluralità di elementi convergenti che possono quindi portare a prendere posizione interpretativa per un'opera irrilevante dal punto di vista edilizio oppure per un'opera che invece è sottoposta a tutta una serie di adempimenti anche amministrativi o titoli edilizi, oltre al rispetto della disciplina edilizia, come abbiamo detto. Vediamo un po' se ci sono altre domande a cui posso, visto che il mio tempo ho ancora qualche minuto, ma vediamo. Allora, vediamo un po'. Gabriele Marcone scrive: ricovero animali domestici da cortile, cosa si intende? Sono previste specifiche in merito a queste opere? Soprattutto, vi è un limite al numero di questi manufatti? Mi spiego meglio. Ho un caso in cui un privato ha costruito circa 50-60 metri quadri di tettoia ad uso ricovero cani, realizzata con struttura in elevazione, elementi metallici e copertura con onduline, con altezza variabile tra 1,80 e 2 metri. Puoi rientrare alla casistica del punto 47 del glossario? E pertanto essere realizzata senza alcun titolo, ma direi proprio di no. Questo mi sembra sicuramente un'opera di rilevanza edilizia e non è certamente un arredo. Ricovero per animali domestici si intende appunto il piccolo oggetto, la piccola cuccia per il cane singolo e non certo una tettoia dove stanno un certo numero di animali che assume una sua rilevanza indipendentemente dalla presenza degli animali. Ripeto, questo è un caso in cui questo intervento può essere probabilmente una pertinenza di quelle che il testo unico assimila a opere pertinenziali non soggette a permesso di costruire entro determinate soglie dimensionali. Se questo lo leggete nella lettera E.6 dell'articolo 3,1 del testo unico. Quindi attenzione a non venire fuorviati, ovviamente quando si parla di ricovero per animali domestici si intende sempre opere di arredo, opere minimali e no, opere che non trasformano. Addirittura qua vedo i box per cavalli sono completamente liberi, direi di no, anche in questo caso. Ripeto, le piccole dimensioni sono cose che evidentemente vanno considerate in maniera basilare e come dire, per affermare la non rilevanza edilizia delle fattispecie. C'è anche da dire una cosa per concludere, visto che mi avvio alla fine del mio intervento, che nell'elencazione dell'articolo 6 del testo unico voi trovate una serie di elementi e qualche volta il legislatore statale
per rendere chiaro che si tratta di opere non soggette a adempimenti amministrativi, ha inserito anche delle fattispecie non propriamente edilizie. Mi riferisco, per esempio, ai movimenti di terra per l'attività strettamente agricola. È chiaro che se io vado a fare le movimentazioni del terreno per le coltivazioni, non sto facendo semplicemente un'attività agricola e non sto facendo un'attività edilizia. Viceversa, se vado a fare una modellazione permanente del suolo, modificando l'orografia del suolo, e non è questa funzionale a una ordinaria attività agricola, ecco che invece vado a determinare le modifiche che assumono a quel punto rilevanza edilizia. Un'altra domanda che vedo, però forse credo che queste siano già inserite, vero, fra quelle riservate all'amico Giovanni Sant'Angelo, quindi gliele lascio volentieri perché anche lui si possa, come dire, sbizzarrire nel fornire elementi interpretativi ai partecipanti. C'è un'altra domanda, e questa forse può essere interessante. Non appare di immediata comprensione la differenza fra controsoffitto strutturale e non strutturale. Questa è stata una voce abbastanza dibattuta nel corso dei lavori di redazione del glossario. Qui bisogna basarsi su quello che dicevo all'inizio, ossia sulla natura di finitura oppure di elemento costitutivo dell'organismo edilizio, ossia il controsoffitto strutturale è qualcosa che, come dire, stabilmente configura l'organismo edilizio, mentre il controsoffitto non strutturale possiamo considerarlo un elemento di finitura. Ecco dove sta la differenza e il discrimine. Quindi il controsoffitto non strutturale è stato ritenuto come un elemento che poteva essere preso in considerazione da interventi di manutenzione ordinaria. Viceversa, il controsoffitto strutturale, proprio per la sua natura strutturale, travalicava evidentemente l'oggetto di cui si poteva occupare la manutenzione ordinaria proprio per definizione. Quindi bisogna vedere diciamo, come è configurato e come è sorretto questo controsoffitto, se si tratta semplicemente di un'opera leggera che si toglie e si mette con facilità, può rientrare fra le finiture, diversamente rientra fra i componenti strutturali dell'organismo edilizio e quindi semmai può essere modificato e essere oggetto di intervento soltanto dentro un intervento di manutenzione straordinaria. Vediamo ancora. Dunque, vediamo se ci sono altre domande su cui posso non aver risposto. Ecco, qui c'è una domanda con riferimento rispetto al codice civile. Paolo Di Guglielmo chiede: la realizzazione di opere escluse, quali gazebo e pensiline o simili, devono comunque rispettare il codice civile, ad esempio rispetto alla distanza dai confini? E se il confine è una strada pubblica, l'ente può obiettarne la realizzazione ai fini del rispetto del codice della strada? Ebbene, anche lì si tratta di capire di che si tratta, cioè se si tratta di opere facilmente reversibili, opere di arredo, mi viene francamente difficile pensare che abbiano un'incidenza per profili di tipo civilistico. Diversamente, se si tratta di opere stabili che hanno una certa entità e una certa durevolezza, io credo che queste poi rientrino in tutta una serie di regole e di norme che attengono anche alla tutela del terzo e quindi possano essere rilevanti anche ai fini civilistici. Vediamo ancora. Secondo voi, chiede Antonio Capodieci, anche se trattasi di lavori di edilizia libera, è necessario comunque apporre cartello di cantiere? Ma questo, voglio dire, penso che rientri nelle libertà del soggetto che interviene. Può anche darsi che sia opportuno. Certamente non credo ci possa essere un obbligo, visto che si tratta di interventi assolutamente sottratti da obblighi di adempimenti amministrativi. Vedo comparire Paola Pirani e quindi penso di poter concludere qui,
il mio intervento, ringrazio i partecipanti per l'attenzione, sperando di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo. Grazie, Grazie. grazie mille. Allora passo la parola al dottor Sant'Angelo e al geometro Daniele Ugolini. Possono attivare la webcam e attivare i propri microfoni. Prego. Bene, buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi siamo in gruppo e quindi risponderemo liberamente, anche perché siamo arrivati a numerose domande che, come dire, presuppongono valutazioni di ordine generale. Volevo soprattutto fare solo una piccola premessa. Entrambe le voci, cioè sia le opere di cantiere, sia quelle che sono le possibili interventi in essa consentiti, l'atto di indirizzo, il decreto ministeriale, precisa che si tratta di indicazioni di massima, suscettibili quindi di un'applicazione analogica o di interpretazioni estensive. Quindi è chiaro che ci sarà una prassi, in sede locale, che dovrà anche tener conto dei contenuti dei piani, che potrà adattare questi concetti alle varie possibili interpretazioni. Quindi, da questo punto di vista, per esempio, noi siamo anche condizionati da quelle che sono le normative regionali che affrontano tematiche simili o coincidenti con quelle che poi sono oggetto delle vostre domande. Con questa piccola premessa abbiamo una serie di domande casistiche che forse è il caso di affrontare, anche perché abbiamo la fortuna di avere con noi un professionista, anzi due professionisti, e quindi possiamo affrontarli nella pratica anche dell'attività operativa. Quindi partiamo subito dalla domanda numero 20 di Andrea Cavecchia, che dice: nella voce 14, che cosa si deve riferire alla copertura, Terminale di copertura. terminale di copertura, e possiamo anche pensare alla canna fumaria. Quindi, se la considerazione come attività edilizia libera copre solo l'intera canna fumaria o soltanto i comignoli o i terminali. La nostra valutazione è che l'intera canna fumaria possa essere considerata in questa rientrare in questa voce, nella voce 14. Così ancora, articolo punto 21, Arcangela Cia la Bianca, Roberta Falchi: per vasche di raccolta delle acque si intende anche le vasche di laminazione industriale? Pensiamo assolutamente di no, nel senso che l'attività edilizia libera per vasche di laminazione industriali attiene a una scala completamente diversa. Quindi la raccolta delle acque que sono quelli piccoli impianti attinenti all'opera, al manufatto edilizio, e non certo a quella che è un'attività industriale prevista normalmente anche da normative di settore e dai piani urbanistici regolamentati. 23. Caterina Manfredi: nella voce 50, cosa si intende per coperture leggere di arredo? C'è un limite di peso, tipologie di materiali e di permeabilità. E la voce 50, poi c'è altra domanda del che cosa si deve intendere per pergotenda. Dunque, intanto quando abbiamo inserito questa voce, abbiamo assimilato quattro tipologie di opere, quindi le tende, la tenda pergola o pergotenda e la copertura leggera di arredo. Per pergotenda si deve intendere ciò che diverse sentenze del Consiglio di Stato hanno stabilito. I punti salienti di quella definizione sono che si tratta di una struttura metallica fissa su cui scorre una tenda in materiali leggeri, e ulteriori precisazioni che queste tende possono anche, come dire, essere relative alle pareti, purché si tratti sempre di pareti in materiali leggeri, quindi amovibili insieme all'intera struttura della tenda.
Per quanto riguarda la copertura leggera di arredo, pensiamo che sicuramente stiamo parlando di materiali impermeabili, quindi materiali plastici e simili, ma anche cannucciati e simili. L'importante, come diceva lo stesso testo della domanda, che non entriamo in materiali pesanti e che quindi vengono a porre tematiche in termini strutturali, significative in termini strutturali. Quindi permeabili senz'altro, perché la domanda dice si tratta di limitato peso, tipologie di materiale, permeabilità. Sicuramente la permeabilità può essere una caratteristica di questi materiali, il peso indubbiamente può essere un limite significativo, perché tutto ciò che assume un peso impermeabile. Quindi impermeabile, certo, può essere impermeabile, se invece diventa un materiale pesante siamo al di fuori da questa tipologia. Entriamo nelle strutture aventi rilevanza appunto strutturale, quindi sismica. Relativamente agli impianti di irrigazione e di drenaggio vengono considerate, anche questo è Roberto Guidetti, gli interventi aventi opere strutturali. Allora, stiamo parlando della categoria movimenti terra, rispetto ai quali è stato ritenuto opportuno inserire il terreno agricolo e pastorale, quindi i movimenti del terreno agricolo, le lavorazioni della vegetazione spontanea, ma anche quello che possono essere i piccoli impianti, tra cui la regimazione d'uso delle acque, funzionale anche a questa sistemazione dei terreni. Quindi quando si entra quando si entra in opere strutturali siamo senz'altro fuori dalla portata dell'attività edilizia libera. Anche perché non è imprenditore agricolo. Dunque, Giuseppe Sassanelli, domanda 25, pone una classica domanda sulla interferenza con gli strumenti urbanistici, per cui dice le serre e i ricoveri attrezzi, quindi la classica casina di legno magari prefabbricata e acquistata, interamente acquistata in negozi, quindi in zona agricola, posso sistemarla qualora non sia realizzata da un imprenditore agricolo e quindi abbia un conflitto con quello che è il principio generale in materia urbanistica, per cui solo gli agricoltori possono realizzare interventi in zona agricola di nuova costruzione. Dal momento che si tratta di attività liberalizzata, pensiamo che il principio generale sia quello della possibilità dell'utilizzo di queste strutture anche in zona agricola, naturalmente, poiché c'è il vincolo del rispetto delle previsioni dei piani urbanistici, possiamo trovarci nella situazione in cui il piano abbia espressamente regolamentato ed escluso, quasi sempre lo fanno in termini di esclusione o di limitazione di queste strutture, e in tal caso dovranno essere osservate anche le prescrizioni di piano. Quindi, ripeto, in assenza di specifiche indicazioni di piano si possono senz'altro fare, con laddove vi siano indicazioni di piano stringenti, a quel punto bisognerà comunque osservarla, visto che anche l'attività edilizia libera deve essere attuata in conformità al piano. Roberta Falchi, cosa si intende per pergotenda? Ecco, ne abbiamo parlato anche prima, poiché non indicata nella definizione della regione e fino a che dimensioni si può considerare attività edilizia libera. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che ormai questa giurisprudenza che richiamavo prima sia consolidata e che quindi le considerano elementi di arredo dei manufatti edilizi, e che non, a me in queste sentenze non ricordo particolari indicazioni sugli aspetti dimensionali, quindi direi che non vi sono limitazioni di questo genere. Paolo Di Guglielmo, quindi purché siano rispettate le caratteristiche che dicevo prima, quindi solo struttura materiale di sostegno, anche metallica fissa, e la tenda che invece deve essere, e le pareti che devono essere in materiale leggero e che scorrono e possono essere raccolte. Quindi, Paolo Di Guglielmo, rispetto all'autorizzazione sismica, le opere quali gazebo e simili, se realizzate in legno, come si pongono? E qui richiamo quella che dicevo prima all'inizio
della necessità di integrare queste definizioni generali con quelle che sono prassi locali o comunque normative regionali. Per esempio nella nostra regione abbiamo previsto le strutture nella regione Emilia-Romagna da cui trasmettiamo il nostro intervento, abbiamo ormai da molti anni consolidato il concetto di interventi privi di rilevanza, quindi strutture minime, per cui con un rapporto tra dimensioni e peso delle strutture molto spesso posso dirvi che le strutture a cui stiamo facendo riferimento rientrano in questi interventi privi di rilevanza e quindi non sono soggetti a deposito o ad autorizzazione sismica, ma in altre regioni sono previste forme analoghe di valutazione di non rilevanza ai fini dell'incolumità pubblica e quindi di esenzione, quindi bisogna un po' vedere come viene adattata la normativa antisismica che nella sua, come dire, definizione generale estremamente rigida, per cui qualunque intervento dovrebbe essere sottoposto a verifica e a valutazione. Dunque, dove siamo? Niente. No, 28, qui manca il nome. Qui il ragionamento è se viene presentata come una CILA un'attività che secondo il nostro glossario deve essere considerato rientra sicuramente nell'attività edilizia libera. Anche qui rientriamo un po' in quella che è la prassi e la legislazione regionale, perché per esempio nella nostra regione, ma non è l'unica regione, tutti i titoli, compreso il permesso di costruire, la SCIA, la CILA, possono essere utilizzate solo nei casi espressamente previsti, quindi non c'è la possibilità presentare un titolo, come dire, più gravoso per avere la certezza di una verifica da parte del comune nel caso della CILA o di un titolo espresso nel caso del permesso di costruire al posto della SCIA. Quindi della nostra regione non avrei dubbi a dire che in questo caso non è consentito presentare un titolo più gravoso, anche perché il regime giuridico amministrativo a cui sono sottoposti gli interventi non solo è, come dire, da considerare una sorta di semplificazione nell'interesse dei privati, ma anche una forma di semplificazione dell'azione amministrativa, quindi non deve essere consentito aggravare, diciamo così, il procedimento. Scusami. Quindi siamo al questo qua, 29. Sì, linee vita. Le linee vita. La sola installazione di una linea vita su una copertura esistente può rientrare nell'edilizia libera. Noi pensiamo di sì, pensiamo di sì in quanto si tratta di piccoli impianti che attengono a quella che è la sistemazione necessaria degli interventi sul manto di copertura, quando sono previsti interventi che prevedono anche le installazioni di isolamenti, di demozione, di rifacimento del manto di copertura. Sostanzialmente è obbligatorio, normalmente per norma, in alcune regioni l'installazione della linea vita. In questo caso la linea vita è assimilabile a un intervento sul manto di copertura, sul tetto, per cui a nostro avviso rientra nel concetto dell'edilizia libera. Dunque, Arcangela Cia la Bianca. Sui Deors, come strutture stagionali possono andare in edilizia libera. Abbiamo la necessità di distinguere tra le varie legislazioni regionali, perché l'attività edilizia libera a livello nazionale comprende solo le opere temporanee, che si caratterizzano non per la loro stagionalità, quindi di regola non si possono considerare attività edilizia libera. Del resto giurisprudenza parla di necessità di permesso di costruire, sia pure trattandosi di opere temporanee, nel senso che vanno rimosse alla conclusione, diciamo, del periodo di concessione, per esempio del suolo pubblico e simili. Nella nostra regione Emilia abbiamo anche l'ipotesi delle opere stagionali,
per cui in tal caso rientrano tra attività liberalizzata, ma perché c'è un'espressa previsione della legge regionale, quindi laddove vi fosse altre strutture vanno implementate in questa categoria generale di edilizia libera per espressa previsione regionale. Abbiamo una domanda in cui non è precisato l'autore, hai spostato? Quali sono le vie climatiche? Allora, le pergole bioclimatiche chiuse con vetrate amovibili sono di limitate, anche se di limitate dimensioni, possono essere considerate edilizia libera. Bisogna... Con le vetrate no. Con le vetrate, per quanto amovibili, abbiamo l'impressione di no. Naturalmente bisogna vedere questo progetto che caratteristiche ha e come si configura, ma l'impressione che ne abbiamo così alla lettura di questo breve testo è che non sia configurabile come edilizia libera. Claudia Masi chiede come intendere dei pannelli interni di 15-20 cm di spessore per insonorizzare dal punto di vista acustico un ufficio. Poggiato il muro interno o meno, se diviso. Può rientrare in attività edilizia libera e pertanto ricondotto alle voci di glossario. Allora, per insonorizzare dal punto di vista acustico un ufficio di rivestimento. Se sono di rivestimento le pareti esterne, a mio avviso sì, perché sono pannelli isolanti e acustici. Se sono divisori, naturalmente, cielo terra diventano cila, a parer mio. Allora, Olga Mantovani, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni che ne incidono sugli eventuali rapporti di mantenimento a verde nei giardini privati, come si concilia con la voce del glossario punto 40? Quindi, pavimento esterno compreso le opere correlate quale guaine e sottofondo. Devo rispettare le percentuali. Opere di pavimentazione finitura che incidono sugli eventuali rapporti di mantenimento a verde dei giardini privati. No, se i rapporti di mantenimento a verde nei giardini privati sono quei rapporti di copertura previsti dai piani, siamo sempre, e quindi i limiti massimi di aree che possono essere rese impermeabili e simili, siamo sempre nella categoria del bisogna comunque rispettare le previsioni di piano, quindi non sono ammesse queste previsioni se andassero in deroga alle previsioni di piano, quindi i limiti di piano vanno comunque rispettati. Giuseppe Maiellaro, in un'area libera, scusate ma da adesso in poi non le abbiamo potute leggere prima, quindi dobbiamo prima leggere e capire la domanda. In un'area libera il proprietario vuol depositare dei container vuoti per la sua attività di trasporto. Temporaneamente per 90 giorni rientra tra le opere temporanee. In un'area libera il proprietario vuole depositare dei container, quindi sarebbe un uso... Strutture leggere temporanee. Strutture leggere temporanee, siamo molto lontani da questa... Secondo me sono usi... bisogna vedere che tipo di uso il piano urbanistico ha per questi ambiti, perché se mi sembra che siano poco compatibili con un uso che è urbanistico d'area che non sia industriale, produttivo, commerciale, simile. Mi sembra che rientriamo nell'ottica della domanda prima, nella categoria del se attraverso l'attività edilizia libera possono di fatto essere derogate alle previsioni di piano urbanistico, e la risposta per quanto ci riguarda è no. Quindi è possibile richiedere comunque e qui abbiamo le domande che saltano. Dunque, dov'è? Paolo Di Guglielmo, è possibile richiedere comunque ai fini del controllo del territorio di compilare una comunicazione all'attività edilizia libera, magari sulla base di un modello semplice predisposto dall'ente? È libero. No, stiamo parlando chiaramente di una ipotesi di aggravamento del procedimento, quindi non è possibile chiedere una comunicazione per l'attività edilizia libera, la regola generale è molto chiara. L'attività edilizia non è soggetta ad alcun adempimento edilizio,
Fermo restando che se per le normative settoriali è necessario acquisire forme di autorizzazione, di atti d'assenso comunque denominati, le stesse devono essere acquisite dal titolare e tenute per futuri possibili controlli, ma oltre a questa regola generale non si può andare, per cui comunicazioni preventive sono solo richieste specificamente per le opere contingenti e temporanee che hanno come loro caratteristica di poter al massimo durare 90 giorni, e quindi questa richiesta di comunicazione è legata unicamente alla possibilità del controllo del quando è stata avviata e quindi cessata l'attività, ma solo a quei fini e solo in quei casi, che sono i casi del punto 52, 53 e seguenti del nostro intervento. Leggi pure. Pareti interne in cartongesso di altezza inferiore a 2 metri per partizioni degli ambienti interni. Annalisa Lala. Lala. No. Pareti interne in cartongesso di altezza inferiore a 2 metri per partizioni degli ambienti interni. Degli istruttori abbiamo parlato solo di controsoffitti in cartongesso. Annalisa, dovresti intanto cercare, avresti dovuto, perché ormai, intanto cercare di capire a quale delle figure, in termini di estensione analogica, questa potrebbe essere. In questo momento a noi tre che siamo qui dall'altra parte dello schermo non viene in testa nessuna delle voci, di elementi e di opere a cui assimilare la tua opera. Potrebbe essere per figurarsi l'idea di che siano elementi quasi di arredo, però non è ben comprensibile così. Allora, Antonia Pistininzi, buongiorno. Se gli interventi riguardano opere strutturali e anche attività edilizia libera, o è necessario presentare una SCIA? Sì, abbiamo una serie di. Le opere temporanee che possono avere anche un deposito sismico, comunque una progettazione sismica. In questo caso abbiamo sempre detto che sono beni proprietari. Sì, come la mia collega stava parlando, ma forse non si è sentita, come diceva anche Paoli, ci sono diversi aspetti per i quali anche l'attività edilizia libera, ma lo citavo un attimo fa, incrociano le normative settoriali. Paoli si è soffermato in particolare sul paesaggio. Prima noi più volte abbiamo richiamato la tematica della sicurezza sismica. È possibile che alcune strutture, anche temporanee, pensate alle opere contingenti e temporanee, possono avere rilevanza strutturale, per cui da questo punto di vista la necessità di acquisire autorizzazione o depositi sismici o altre forme semplificate, se la legge regionale lo preveda, come nel nostro caso con semplici comunicazioni che si tratta di interventi privi di rilevanza, comunque sono adempimenti richiesti dalle normative sismiche, ma non necessariamente si ha un aggravamento del procedimento edilizio, come ipotizza Antonia, nel senso che sia necessario a quel punto presentare una SCIA. Domenico Serafini, un intervento edilizio rientrante nell'attività edilizia libera realizzato su suolo pubblico rientra nella casistica dell'articolo 35. Ecco, se l'articolo 35 è detta così, ce lo stiamo Articolo chiedendo 35 di che? de che. Comunque, nel suolo pubblico, stiamo girando intorno all'idea del deors, probabilmente. E magari, Domenico, precisa meglio la tua domanda. Ilaria Scarso, come deve essere intesa la sostituzione del manto di copertura per rimozione amianto? C'era prima l'autorizzazione. Sì, credo che sia già stato risposto. No, non è stato risposto, erano tra le prime domande, era la settima domanda. Noi riteniamo che nell'ambito degli interventi sulle coperture vi possa anche essere la rimozione dell'impianto, purché naturalmente siano state preventivamente attivate quelle che sono gli adempimenti richiesti per l'amianto, quindi le comunicazioni all'autorità di vigilanza sul piano di utilizzo e di rimozione dell'amianto stesso. Quindi una volta adempiuto a quelle che sono le comunicazioni richieste dalla normativa di settore,
come tipo di intervento, quindi il rifacimento delle coperture, possa comprendere anche l'intervento sull'amianto. Roberta Falchi, opere contingenti temporanee. L'IPR prevede un termine non superiore a 90 giorni, mentre la Regione Emilia prevede 6 mesi. Ci sarà un aggiornamento della modulistica regionale in tal senso. Cara Roberta Falchi, è già da da diverso tempo che noi abbiamo questa norma. Come dicevo prima, abbiamo allungato i termini e abbiamo previsto anche la stagionalità. Questi tipi di modifiche rientrano nell'ambito di quella che è l'autonomia regionale, o almeno l'abbiamo intesa così, il nostro legislatore l'ha intesa così, ampliando queste categorie. Quindi non avremo certamente una modifica della modulistica nel senso di una riduzione, di un adeguamento, perché non abbiamo ragione di adeguarci a una normativa statale in tal senso. Quindi dico meglio quest'ultimo concetto: abbiamo recentemente aggiornato a tutta la riforma Madia la nostra legge, abbiamo mantenuto comunque le opere stagionali e il periodo più lungo, quindi non cambierà nulla nel breve periodo. Andrea Cavecchia, ci sembra di aver capito che il cappotto esterno è attività edilizia libera e quello interno è soggetto a CILA. Rivestimento interno esterno. Dunque, la nostra idea è che il cappotto esterno rientri tra quelle che sono, ma anche anche quello interno rientri nella voce 5, rivestimento interno ed esterno, per il quale è attività edilizia, riparazione, sostituzione e rinnovamento, quindi non l'installazione. Quindi se per cappotto in senso generico, come leggo nella domanda, si deve intendere la realizzazione del cappotto, non rientra nell'attività edilizia libera, perché, ripeto, questo tipo di opera non è prevista. Andrea Cavecchia, è questo qua. Sì, poi abbiamo 43, Paolo Di Guglielmo. Con la voce 40, pavimentazioni pertinenziali, come fa il Comune a verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche del PRG se tali opere non vanno nemmeno comunicate, essendo appunto attività edilizia libera? Questa domanda mette in discussione l'intero concetto di attività edilizia libera, cioè il regime amministrativo è quello di un'attività che non solo può essere avviata, ma che può anche essere conclusa, nel senso che quindi le opere edilizie possono essere realizzate e completate senza alcuna comunicazione all'amministrazione comunale, e quindi è rimesso all'esclusiva competenza e responsabilità del privato e di eventuali tecnici di cui lui si avvalga, ma ciò non è obbligatorio, la verifica della regolarità dell'intervento che si va a realizzare. È evidente che in questi casi permane quelle che sono le funzioni non di controllo della pratica edilizia, ma di vigilanza sulle trasformazioni, per cui il Comune potrà intervenire in seconda battuta, diciamo così, nell'ambito di quello che è la vigilanza delle trasformazioni del territorio. È un rapporto di proporzionalità tra quello che è la rilevanza degli interventi che si vanno a realizzare e quello che è l'impegno amministrativo che pratiche di questo genere comporterebbero, se poi addirittura dovessero, come sembra nella domanda, richiedere una verifica, addirittura un'ispezione sulle effettive opere realizzate, come per qualunque altra opera muraria, insomma. Eva Gamberini, la realizzazione di manufatto accessorio in area libera, quindi non pertinenziale ad un fabbricato esistente, è realizzabile liberamente? No, accessorio in area libera e quindi non pertinenziale a un fabbricato, quindi sarebbe un edificio autonomo. No, non c'è proprio edificio. Quindi è una realizzazione di un manufatto autonomo, ancorché non per uso abitativo o simile. Qui naturalmente, si capire. Naturalmente non deve essere, non deve essere un gioco di parole per capire, cioè quello di cui si parla, parliamo di gazebo, depositi.
manufatti, casettine, cioè parliamo di strutture non infisse, quindi senza fondazioni, naturalmente ancorate al terreno, ma non di edifici. Omar Todua, gazebo, pergolati, depositi eseguibili in attività edilizia libera, sono manufatti soggetti al rispetto dei parametri di distanza minima dai confini, edifici e strade? Ha già risposto Lorenzo. Sì. Non abbiamo altre domande, siamo stati più veloci delle domande. Se non ci sono altre domande, chiudiamo qui. Vedo la faccia della nostra coordinatrice. Scusate se eravamo orrendi nello sforzo di lettura. No, siete stati puntualissimi e vi ringrazio, veramente tutti. Ora pregherei, poiché è quasi finito il tempo a nostra disposizione, ecco, ringrazio tutti voi e lascio la parola per i saluti finali alla dottoressa Silvia. Mi unisco, non posso fare altro che unirmi ai ringraziamenti non solo a tutti i partecipanti, ma diciamo in particolare a Giovanni Sant'Angelo e a Lorenzo Paoli, che hanno risposto con grande velocità e competenza ai tanti temi che sono arrivati. Naturalmente potremo, la registrazione di questo incontro si potrà rivedere anche per diciamo, approfondire, eccetera, e valutiamo anche l'opportunità di ripetere, diciamo, periodicamente questo tipo di incontri. Grazie davvero a tutti.